primo giugno, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Dire e fare, annunziare ed operare, proclamare e vivere devono essere per i missionari del Vangelo una cosa sola. Vi è una grande differenza tra Gesù e Mosè. Mosè sale sul monte e riceve la legge dal Signore. Scende dal monte, legge le 10 parole che il Signore aveva scritto sulle tavole di pietra, stipula l'alleanza sul sangue dei giovenchi. Al popolo non resta che obbedire a quanto ascoltato, secondo l'impegno preso. Forte dell'alleanza stipulata con il suo Dio, il popolo riprende il cammino verso la terra promessa. Mosè è solo mediatore quanto al dono della legge. Non è mediatore quanto alla modalità di vivere la legge. Lui non è il modello da seguire. Lui cammina con il popolo, vive la fragilità del popolo, sente la fatica dell'obbedienza. Addirittura manca di fede e per questo non entra nella terra promessa, la contempla da lontano. Infinitamente oltre si spinge Gesù. Lui sale sul monte, ha il posto di Dio, dal suo cuore trae la nuova legge. La dona tutta ai suoi discepoli, senza alcuna scrittura, né su tavole di pietra, né su pergamene, né su papiro, su tavolette di cera. La legge viene scritta giorno per giorno, in una verità sempre attuale, dallo Spirito Santo nel cuore di ogni suo discepolo. Poi Gesù scende dal monte. Si pone alla testa dei suoi discepoli e mostra loro come ogni parola da essi ascoltata deve essere vissuta. La sua esemplarità è perfetta. Mai cade dalla fede, mai dalla verità, mai dalla speranza, mai dalla carità. Questo insegnamento riceve la sua laurea sul Monte Calvario. È qui che lui, portando il pesante legno della croce, viene crocifisso e dalla croce dona il più alto insegnamento nella carità, nella verità, nella speranza, in ogni sapienza, nello Spirito Santo. La sua esemplarità è perfetta. Lui è il vero maestro. Ora ogni suo discepolo sa come si vive la sua legge. Il maestro tutto gli ha mostrato. Né un gesto, né una parola, né un comportamento, né un atteggiamento mai furono contrari alla nuova legge. Oggi Gesù manda i suoi discepoli in tutto il mondo. Essi devono imitarlo nella sua mediazione. Devono trarre la nuova legge dal loro cuore, mai dai loro libri, mai dalle loro pergamene, mai dai loro rotoli, mai dalle loro biblioteche. Rotolo, libro, pergamena, biblioteca dovrà essere il loro cuore, nel quale abita lo Spirito Santo, il divino scrittore che giorno per giorno, attimo per attimo, scrive la legge da insegnare e da vivere. Questa prima mediazione è vitale. Essa è il fondamento senza il quale la casa del Vangelo va in rovina. Ma anche la seconda mediazione è di vita e necessità. È la mediazione dell'esemplarità. Essi devono mostrare come deve essere vissuta ogni parola da essi proferita. Senza questa mediazione non c'è missione evangelica. Manca della sua vera essenza. Gli apostoli e i missionari del Vangelo devono essere maestri per perfetta esemplarità, mediatori di vera vita evangelica. Gli 11 discepoli intanto andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo». Matteo 28, 16-20. Mediazione di parola e mediazione di esemplarità devono essere una sola mediazione. L'una deve dare forza all'altra, l'una deve attingere energia vitale dall'altra. Quando una mediazione viene meno, anche l'altra muore. Essi vivono per simbiosi. L'una trae vita dall'altra, o vivono tutte e due, o tutte e due sono morte. Nessuno si faccia illusione. Non è dato che sia possibile annunziare il Vangelo con una sola mediazione. Gesù è il modello perfetto di ogni suo missionario. A lui deve sempre guardare chi vuole annunciare la parola della salvezza, della redenzione, della vita. La legge va tratta dal proprio cuore.
dal quale vive lo Spirito Santo. La legge va insegnata, mostrandone tutte le possibili applicazioni pratiche attraverso la nostra vita. Se ignoriamo queste due mediazioni o verità essenziali, annunciamo vanamente il Vangelo. Questo annuncio non produce alcun frutto di vera salvezza. È un corso di una vana filosofia, anche se nobile e perfetta. È una verità fuori del missionario e di conseguenza fuori della storia. Vergine Maria, Madre della Redenzione, Angeli, Santi, fateci veri mediatori di Gesù.